Cresce l'attesa per l'appuntamento di domani con il Sesto Roccella Fit Walking e mentre sono ancora aperte le iscrizioni prosegue il fitto calendario di appuntamenti sportivi, ludici, culturali e sanitari con screening, visite e consigli per corretti stili di vita. Al villaggio del Fit Walking, aperto presso Largo Colonne di Roccella Ionica, una vera e propria carovana della salute. Tre unità mobili e professionisti della salute sono già al lavoro per prestazioni di prevenzione e di screening sanitario. In poche ore sono state effettuate ben 400 visite specialistiche e il dato continua ad aumentare. Si potranno ancora prenotare fino a esaurimento mammografie per donne dai 40 ai 49 anni e dai 70 anni in poi, ovvero donne non appartenenti alle fasce di screening che per la regione Calabria sono dai 50 ai 69 anni. Ecografie mammarie donne under 40 anni, visite ginecologiche, consulenze nutrizionali, visite oculistiche, misurazione visus e screening ambliopia, bambini dai 3 anni in su, visite dermatologiche, mappatura nei e altro ancora. Un villaggio ludico sportivo che si veste di villaggio della salute e del benessere dunque. Per questa sera inoltre è tutto pronto per l'importante convegno organizzato nell'ambito della manifestazione per riflettere sullo strategico connubio sport-salute. Tema dell'incontro che si svolgerà alle 21.30 in Largo Colonne Rita Levi Montalcini e sarà condotto dalla giornalista di Telemia Maria Teresa Criniti e la prevenzione in oncologia, un cammino nel benessere. All'evento saranno presenti tra gli altri anche l'assessore regionale Maria Teresa Fragomeni, il presidente dell'associazione Angela Serra per la lotta contro il cancro Attilio Gennaro e Riccardo Masetti, presidente del Susan G. Komen Italia. Iscriversi all'iniziativa centrale organizzata dalla SD Calabria Fit Walking, presieduta da Fausto Certomà, affiancato dalla vicepresidente Maria Novella Luciani e con il patrocinio del comune di Roccella Ionica e della regione Calabria, anche quest'anno, oltre a far bene alla salute, e allo spirito farà bene al cuore, contribuirà a realizzare il sogno di ragazzi meno fortunati. Parte dei fondi raccolti sosterranno le spese di viaggio dei pazienti per il loro viaggio a Lourdes, accompagnati dai volontari dell'Unitalsi. Inoltre, con la collaborazione e il sostegno di diverse amministrazioni comunali della costa dei Gelsomini, saranno anche raccolti fondi per dotare i parchi giochi di altalene per disabili.